non è frequente ascoltare dei concerti per flauto dolce e chitarra. Diciamo che è un'esclusiva quella che ascolteremo stasera, ed è un'esclusiva in tutti i sensi, perché a un certo punto gli amici musicisti mi hanno scritto che ci sarebbe stata una sorpresa, e la sorpresa è questa, e più bella di questa non potevano veramente regalarmi. E poi parleremo con calma, avremo spazio un po' anche per quest'opera che è veramente deliziosa, e per la sua creatrice che è Carla Cervaso, che è qui tra noi. Intanto daremo un applauso. E due parole intanto per chi non è abitué di questa manifestazione: Barocco e Oltre è un esperimento che credo stia portando avanti dei buoni risultati, fortemente voluto dal Presidente del Consiglio Antonio Blasioli, che è qui con noi, che poi ci farà appunto una rendicontazione finale. Si è aperto con i Bironcellieri, che era un gruppo giovanile straordinario che ci ha caricato di adrenalina. Poi siamo andati invece sulla Polifonia Sacra, siamo andati nella chiesa di San Giuseppe. L'ideale è quello di far suonare un po' tutta la città, e ogni ambito nella sua specificità. Questa sera la musica antica e musica contemporanea insieme in questo concerto per flauto dolce e chitarra. Vedete già lì diversi flauti dolci, non esiste un tipo di flauto dolce, ma ci sono diversi. E questa sera il maestro Luca Dragani ci darà l'opportunità di conoscere anche queste manifestazioni. Sinergia d'Arte è l'associazione culturale che ha collaborato, che ha supportato l'organizzazione insieme al Presidente Blasioli, ed è un'associazione culturale soprattutto giovanile, che valorizza le eccellenze del nostro territorio. Si interessa di cultura a 360 gradi ed è attiva dal 2010 ufficiosamente, quando si è fondata tra un gruppo di amici, e dal 2011 invece ufficialmente. Io chiudo qui, troverete poi chi si può collegare su Facebook, troverà appunto la pagina Sinergia d'Arte, può dare un'occhiata a quello che facciamo. E intanto presento brevemente i musicisti. Luca Dragani è un medico ospedaliero, si dedica alla musica antica da 30 anni, ha iniziato lo studio del flauto dolce con un bango di Gregorio e allo studio degli antichi strumenti a fiato del Rinascimento, perfezionandosi in masterclasses con Wayne Hanking, Lorenzo Albert, Andrew van der Beek, Maurizio Less, e di flauto dolce con Sergio Balestracci e Stefano Bragini. Ha approfondito lo studio della musica vocale seguendo i corsi di Annibale Cetrangolo, David Stancliffe e soprattutto Jürgen Jürgens. Ha fatto parte di numerosi insiemi di musica antica, tra cui il Collegio Arminiense, il Laboratorio di Musica Antica di Pescara, Piccolo Insieme Barocco, l'Aquila Orchestra da Camera Benedetto Marcello, Teramo, Belfiore Danza, Pescara della Scuola Adriensis e il Via d'Atri, la Scuola Adriensis ad Atri. E nel 1982 ha fondato il Fairy Consort. Vi ricordo che il Fairy Consort sarà nostro ospite domenica prossima, e lo ascolterete. Raccomando la presenza, è un concerto strepitoso col clavicembalo, una voce, brani veramente molto puri, molto eleganti. È un concerto che raccomando davvero. Non che gli altri siano da meno, ma è talmente particolare che vale veramente la pena. Quindi fa il concerto con il quale svolge attività in Italia e all'estero. Ha fondato nell'86 la Confraternita Corale della Cintura, della quale è stato direttore fino all'88. Dal 2000 è direttore del Divertimento Barocco Teatino e direttore artistico di Musica e rassegna di concerti, conferenze tematiche di respiro internazionale. Ha collaborato con quotidiani come Il Centro e riviste specializzate come Prospettive Musicali e Sull'Aria. Svolge ricerca in campo iconografico e pubblica articoli sull'iconografia musicale in Abruzzo. È stato chiamato a tenere seminari presso il Conservatorio di Pescara e di Fermo su temi di iconografia musicale e di fisiopatologia respiratoria per strumenti a fiato e di neurofisiologia dell'ascolto. Ha inciso per Discovery Label e Panidea, quindi il livello è veramente eccelso. Per quanto riguarda il chitarrista Eugenio Caronna, queste sono le sue notizie biografiche. È nato a Roma,
impiegato amministrativo ospedaliero, si diploma in chitarra presso il Conservatorio d'Annunzio di Pescara sotto la guida di Elio Giraldi, con il massimo dei voti. Presso lo stesso istituto si diploma anche in didattica della musica, laureato in lettere con il massimo dei voti presso la Gabriele D'Annunzio di Chieti, presentando una tesi sui quintetti con chitarra di Cucchierini. Il relatore era il professor Giancarlo Rostironda. Dedica le sue ricerche al repertorio camionistico con chitarra, esplorando formazioni che spaziano dal duo al sestetto. È dedicatario di opere composte espressamente per lui dal maestro Arnaldo Vernamonte, con il quale studia composizione. Il maestro Vernamonte è con noi e è veramente questo un momento preziosissimo e per me veramente intenso. Diamo un applauso. Noi a breve presenteremo il brano del maestro Vernamonte dedicato al cuore Elvis e pubblicato come diciamo apertura, come apripista, se possiamo dire, di una giovane casa editrice di Pescara che è la edizione Liberatore. Quindi a breve vedremo anche questa situazione culturale. Bene, in nuovo il flauto è arrivato secondo classificato al concorso Città di Ortona 2007 e in primo classificato in duo con il violino al concorso musicale Città Sant'Angelo 2008, primo classificato al concorso Paolo Barrasso di Caramanico edizione 2013 e suona una chitarra del budaio pescarese Marco La Rovere del 2015, anche questa è un'eccellenza del nostro territorio. Abbiamo anche un liutaio, è poco nota questa cosa e quindi è un'occasione d'oro. Non mi resta che presentare i due artisti, Eugenio Carona e Luca Granati. Ipotetiche variazioni, si dovrebbero inventare, però è come si inventavano nel Cinquecento. Dopodiché torniamo un attimo indietro, Sonne Regarde è un brano, una melodia di tipo trovatorico, che però un anonimo compositore del Trecento ha sistemato a tre voci, diciamo con una specie di meccanismo di canoni, di incastri, eccetera, su un tenore invece molto più lento. Quindi c'è una specie di dialogo, riconoscerete le stesse battute che faccio io un attimo dopo le fa lui e viceversa. E dopodiché è un brano molto carino, scritto sul, così, si chiama anche questo, Aria del Granduca, è di un anonimo nel manoscritto di Lunenburg del primi del Seicento, in realtà è una composizione scritta sul basso dell'Aria di Fiorenza o Aria del Granduca di Fiorenza.
famosissima, che hanno usato tutti i musicisti fino a Bach, diciamo come giro armonico, diremmo oggi, ed era tratto da una composizione, Open Nuovo Miracolo, di Emilio De Cavalieri, che faceva parte degli intermezzi della Pellegrina, quindi di questa grandissima celebrazione di musica fatta per le nozze di Ferdinando dei Medici con Cristina di Lorena. E dopo di cosa? Sì, e poi parleremo del resto del programma, così finalmente si suona. Grazie dell'attenzione e buon ascolto. Thank you.
Quattro movimenti alternati, movimenti lenti.
dei movimenti veloci, quindi con la struttura della cosiddetta sonata da chiesa, che non è una sonata che si fa in chiesa, sì, è una sonata che si fa in chiesa perché in chiesa si facevano i concerti, ma non ha nulla a che vedere con la liturgia. Semplicemente che con questa definizione la sonata in quattro movimenti è stata poi sdoganata finalmente. E, che dire, l'originale di questa sonata è per oboe e basso continuo. Un oboe, devo dire, io ho studiato oboe all'inizio, un oboe abbastanza virtuosistico perché è una sonata piena di salti. Comunque, evidentemente San Martini aveva un oboista bravo a cui dedicarla, però con il flauto dolce è perfettamente nella sua tessitura e abbiamo fatto questa versione per il flauto dolce e chitarra. Thank you.
spostare un attimo i nostri artisti e passiamo invece a parlare di un'altra artista straordinaria, che è Carla Cervaso. Difficile stare dietro a tutte le manifestazioni e le mostre e alle cose belle che organizza Carla, che ho partecipato, e le cose veramente monumentali. Io dico solo una cosa a cui tengo particolarmente, e cioè che l'ho tenuta a battesimo io. Molto umilmente, eravamo in una sala ovale di Francavilla al mare e lei fece la sua prima mostra personale. Da lì si è aperto praticamente un universo e Carla non solo non si è fermata più, ma è diventata una, penso, tra le artiste più significative in Abruzzo. Io sarei qui in Italia perché hai fatto delle mostre con dei riconoscimenti molto molto importanti a livello veramente nazionale, come si è ricordato a un certo punto, perché ripeto, è difficile stare dietro, perché veramente è esplosa, sta fiorendo come artista, non si è più fermata, quindi pensiamo che ancora non durare molta bellezza. E lei è anche scultrice ed è anche una poetessa, tra l'altro raffinata. Saremo insieme, se vorrete, se qualcuno di voi vorrà venire ad ascoltarci, il 29 di questo mese saremo all'Aurum, in veste stavolta di poetessa, sia lei che io, e lei però ci porterà lo stesso questo quasi. E se posso azzardare due parole, io mentre i nostri amici musicisti suonavano, ho dato un po' un'occhiata allo studio. È un'opera scritta proprio sulla suggestione del tuo Rebis ed è dedicata, c'è proprio la dedica, quindi chi vorrà venire a vedere c'è una dedica molto bella sul quadro. E questo quadro ruota, si muove, è dinamico, come la musica è fluido e non riesci a fermare un concetto, perché ogni concetto se ne porta dietro altri di un turbine, c'è un punto di fuga che è al centro. Correggimi se sbaglio, così fa tutta figura, faccio il mistico e vabbè, finisce lì. E c'è un flauto, c'è una chitarra, c'è una carta da musica, c'è un riflettore, c'è un volto, c'è tutto questo, ma c'è anche di più. E c'è, cioè, un equilibrio di forme, di colori, di geometrie. E pensavo, mentre guardavo il tuo quadro e mentre pensavo alla tua opera, alla produzione artistica, pensavo a quanto ci siamo persi noi umani a non valorizzare le espressioni femminili dell'arte. Quante compositrici ci siamo perse, quanti persi, parlo femminile, ovviamente sono abituata a parlare così, e quante musiciste, quante scienziate, quanti medici, quante menti elevate. Forse Carla Cervaso è una apripista, una delle tante apripiste, no, che ci fa vedere quanto la bellezza poi alla fine sia veramente universale nel senso pieno del termine. Quindi diciamo che rompi quelle pareti in cui magari si pensa alla poesia al femminile, alla pittura al femminile, all'arte al femminile come qualcosa di sentimentale, di non universale pregio. E invece no, invece questa è arte con la maiuscola. Io vi fermo qui perché so che volete ascoltare i musicisti, se vogliamo così. Io però volevo chiedere un attimo a lei di dirci due cose sulla storia di questo quadro e su quello che vuoi. Ti lascio la scena. Grazie. Ti lascio la scena. Anche perché ti voglio fare una cosa. Grazie. Allora, questo quadro nasce proprio dall'incontro con questi due artisti musicisti ed è un omaggio che ho fatto proprio a loro, perché questi due volti rappresentano proprio loro e ovviamente i loro strumenti, il flauto, la chitarra. Ci sono poi anch'io, supermamente un pochino, che praticamente questo è il ricordo della sera nella quale io ho presentato il mio libro di poesie e nella quale chiamai proprio loro due a farmi da sottofondo e li ho fatti anche scrivere con le loro musiche tantissimo. E quindi evoca proprio il ricordo e soprattutto l'importanza che ha avuto per me la loro musica, questa musica antica che ha fatto veramente da sottofondo ideale ai miei versi. E quindi c'è stato questo connubio tra musica, tra poesia e tutto a significare proprio che l'arte è tutto, la musica, la poesia, la scultura, la pittura, è tutto arte. Ed arte è anche quando noi semplicemente poggiamo un fiore su un tavolo, tutto è arte. E l'arte è semplicemente la nostra.
nostra anima. Tutto qui. Ringraziamo Carlo Gervaso e lasciamo adesso ancora una volta la scena alla musica e ai nostri maestri Eugenio Peronna e Luca Dragani. Grazie ancora, veramente, grazie per essere qui, una serata veramente straordinaria. Non è frequente ascoltare musica antica a questo livello. Adesso la musica antica è finita e tecnicamente si passa tecnicamente al 900. Iniziamo. Autore francese, tra l'altro omonimo, Eugène Bozat, morto di recente, con una composizione originale per flauto e chitarra, Berceuse e Serenade. Il mio francese è volenteroso, ma penso di essere riuscito. Berceuse di Nananna, Serenade parla da sé. Ora, la musica francese, ne parlavo proprio con il mio sodale prima, è molto flautistica, però bisogna intendersi anche sul quale flauto. Sicuramente avrà pensato al traverso, essendo un autore recentissimo. Con il flauto dolce, ho notato, acquista una pastosità particolare che la rende probabilmente più suggestiva, perché la musica francese è molto suggestiva, è molto descrittiva. Quindi, detto questo, buon ascolto. Giganti della letteratura musicale del Novecento, il primo dei quali, che io amo particolarmente, un po' meno il mio sodale, è Igor Stravinsky.
che non ha bisogno di presentazioni, il Picasso della musica. Ne parlavo con il mio insegnante, il maestro Pernamonte, al quale veramente andrebbe un applauso doverosissimo, perché amabilmente di musica sempre, e ne parlavo proprio con lui, il passo della musica cambiava atteggiamento, Stravinsky ovviamente, cambiava atteggiamento e cambiava forma qualora lo richiedesse. Questa composizione è mutuata, sempre il mio francese volenteroso, Le Cinq Doigts, le cinque dita, lui non ha scritto nulla per chitarra, questa è una composizione scritta pour les enfants, per i giovani pianisti, per pianoforte. Però, e concludo, ad onore del vero, lui amava tantissimo gli strumenti meno nobili, tra virgolette, del pianoforte, quali la chitarra, quali il flauto, perché gli ricordavano gli aspetti della sua infanzia. Infatti, in un'intervista a Julian Brim disse che gli strumenti a corde pizzicate gli ricordavano un'orchestra di balalaiche che lui sentì da giovane e che è uno dei ricordi più belli. Quindi ci è sembrato opportuno che possano suonare bene. Thank you.
passiamo a un altro gigante del Novecento che puntualmente non ha scritto nulla per chitarra, anche lui, e parlo di Béla Bartók, ungherese, il quale anche più di Stravinsky era un appassionatissimo ricercatore della musica popolare, tant'è vero che si recava proprio personalmente con i fonografi rudimentali di allora a registrare le melodie dei contadini ungheresi, e amava particolarmente anche lui gli strumenti cosiddetti, sempre tra virgolette, e minori. Naturalmente, senza neanche dirlo, questa composizione, che ha un titolo in inglese perché era consapevole e originale che l'ungherese fosse poco pronunciabile, Children, For the Children, ci sono due edizioni, naturalmente è destinata al pianoforte, ma anche qui, come per Stravinsky, con il mio sodale, abbiamo capito e abbiamo apprezzato il fatto che si possa presentare in questa formazione. Thank you.
Thank you.
presidente. No, ma non visto lo vogliamo. Questo pure io, non so se loro. Visto il visto. E allora sì, allora sì, è obbligatorio. Quest'autore ha scritto quasi nulla per ensemble di strumenti. Questa composizione è originale per duo, o flauto, o violino e chitarra. Però lui ha scritto veramente pochissimo, ha dedicato quasi tutta la composizione a brani per chitarra sola. Il titolo è romanesca, un titolo diciamo che lascia spazio a più interpretazioni, ma sicuramente quella più attendibile romanze, detto in spagnolo, ossia l'assimilazione della cultura che in Spagna hanno portato gli arabi, hanno portato gli ebrei, un crogiuolo di culture, non ha nulla a che vedere con la sua produzione classica che guarda a Mozart. Buon ascolto. Ringraziamo naturalmente i due artisti che si sono esibiti, Luca e Eugenio.
Luca, lo avremo qui anche domenica prossima, sempre alle 20.45 qui nella sala consigliare, in un altro bel concerto in cui la voce sarà quella di Manu Chinchin, che è un dottore anche lui, e quindi dobbiamo guardare con fiducia la nostra sanità, perché insomma sentirvi ascoltarvi e le mani sono molto ben allenate e sicuramente anche le vostre sensibilità, e quindi guardiamo positivamente al nostro futuro. Noi come Presidenza del Consiglio Comunale abbiamo deciso di scegliere questa serie di iniziative portate avanti da Maria Gabriella, per quanto riguarda Sinergie d'Arte, lei è la Presidente di questa associazione. All'inizio insomma un po' con scetticismo, perché scegliamo un pochino di musica, anche di nicchie, eccetera, però devo dire che nelle prime tre iniziative che abbiamo portato avanti insomma sono molto ben riuscite, e soprattutto la musica è veramente di alto livello. Questo ci fa ben sperare al prossimo incontro, fino a quello del 27 di novembre, sì. Il giorno in cui si cammineremo non in contro di cultura e lavoro, ma con un concerto barocco. Giustamente, quindi veramente buona serata a tutti, e spero che vi sia piaciuta, buona serata.